Buongiorno a tutti. Oggi ho come ospite Marco Solfanelli, che è un editore di Chieti. E ho avuto io il piacere di avere il mio libro pubblicato dalla sua casa editrice. Io conosco Marco da molti anni perché è sempre presente a Roma, qualche mese fa chiaramente, dei nostri incontri. L'ultimo risale qualche mese fa, prima del lockdown. E lui è sempre presente alle manifestazioni letterarie, alla presentazione dei libri. Parlaci della tua casa editrice. Certo, poi magari ti faccio parlare. E in questo periodo anche per le case editrici è stato un po' un problema perché si è dovuto sospendere tutte le manifestazioni dal vivo. E poi un'altra cosa. Tu sei, diciamo, figlio d'arte perché tuo padre già aveva la casa, aveva iniziato lui con la casa editrice e aveva, diciamo, anche avete in sua casa editrice anche, insomma, oltre a me, chiaramente, che magari sono la nuova arrivata in qualche modo, avete tanti autori importanti che pubblicano con voi. Ecco, Sì. Grazie adesso lascio la parola all'editore. Giovanna, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, mio padre inizia l'attività editoriale nei primi anni 60, portandola avanti con alterne fortune, fin quando poi, raggiunta io l'età della maturità e anche qualcosa di più, ho deciso di affiancarmi a lui e di fare un'impresa editoriale. Che all'inizio dei primi anni Ottanta ha mosso i primi passi a livello nazionale per poi diventare una realtà importante in alcuni ambiti e poi siamo arrivati al giorno d'oggi con un gruppo editoriale che recupera il catalogo della vecchia casa editrice di mio padre, ma poi si affiancano altri progetti editoriali che insomma stiamo anche lanciando in questi giorni, anche se in un momento di difficoltà. Sono venuto e vengo volentieri a Roma, ma come un po' cerco di raggiungere tutte le città d'Italia dove sono presenti gli autori, dove si possono presentare i libri della casa editrice. Mi impegno nei limiti del possibile proprio perché è necessaria la promozione delle opere. Gli autori, come l'editore, non può starsene seduto dietro una scrivania, ma deve. Infatti, scusa se ti interrompo, spesso su Facebook vediamo che tu dici l'editore è in partenza oppure l'editore sta correggendo un testo, addirittura cose che magari forse non vedremo quest'anno. Comunque anche sulla spiaggia vediamo che tu stai bella seduto su una sedia da spiaggia con i manoscritti che stai revisionando, correggendo, insomma, Beh sì, darci un occhio, ecco, dare un occhio prima di mandarla in pubblicazione. l'occasione di un qualche viaggio fatto soprattutto in treno e in pullman è proprio quella poi di leggere alcune cose che vengono tralasciate un po' perché la routine quotidiana ci costringe a organizzare il lavoro dei collaboratori, ad avere relazioni sia con gli autori, ma anche e soprattutto con i distributori, quindi qualsiasi momento, anche quel di relax, sono utili per così dare un'occhiata a qualche opera che è rimasta un po' indietro. E quindi l'occasione del viaggio è importante proprio sia perché in itinere si fa qualcosa di costruttivo e poi per l'incontro con il pubblico. È necessario oggi più di un tempo che gli autori e l'editore vadano incontro al pubblico, perché c'è bisogno di relazioni umane, di coinvolgimento anche emotivo attorno al progetto libro, insomma, una maniera necessaria per trovare soprattutto nuovi amici e nuovi lettori. Sappiamo che tanti editori, diciamo anche quelli, cioè i nomi sacri dell'editoria, sono un po' in crisi perché la gente sarà con internet, magari è meno propenso a comprare un libro oppure si sta sviluppando. Andando avanti l'ebook, però pare che l'ebook non prende piede così come magari si sperava prima. Ma la crisi dell'editoria, diciamo, ha varie sfaccettature. In primis perché il popolo italiano è solo di
pochi milioni di abitanti, quindi noi abbiamo un handicap nei confronti dei madrelingua spagnole o inglese o portoghesi che sono diffusi in tutto il mondo. Noi siamo comunque come popolazione sui 60 milioni, vabbè, di lettori forse la metà, e quindi siamo un po' pochi, quindi per reggere un peso, diciamo, economico che le case editrici devono avere per avere una dimensione almeno nazionale. Quindi la crisi dell'editoria viene dagli alti costi di gestione, dalle tante difficoltà, ma come hanno tutte le aziende, per la burocrazia, per le tasse, per quant'altro, insomma, è difficile. In questo momento è ancora più difficile perché chiaramente c'è con la chiusura da 2 mesi delle librerie. C'è un calo importante Sì, nelle vendite. anche se possiamo comprare comunque da internet, dai vari siti, da Amazon, stesso la Solfanelli vende online, Sì. però comunque è, diciamo, ci sono meno acquirenti su internet, che magari tanti vanno nelle librerie, guardano il testo, se ne innamorano, magari conoscono a malapena l'autore, però qualche libro a volte la copertina ti ispira molto, magari uno lo Sì. compra anche. Sì. Diversamente che la casa, che su internet io non posso andare tra i vari siti. Vabbè, casa editrice, io apro il catalogo e lo guardo. Però per quanto riguarda invece Amazon, io devo andare a cercare l'autore. Mentre se io vado in una casa editrice, scusami, in una libreria, io mi giro per gli scaffali, vedo le varie sezioni e già il rapporto è diverso, no? Con il Sì, libro. ci sono i lettori forti che acquistano indifferentemente in libreria oppure Vabbè, sì. online, però la maggior parte sono i lettori deboli, quelli dell'acquisto fatto così per curiosità, per entusiasmo, per consiglio di altri amici. Quindi la libreria sono un luogo privilegiato e indispensabile. E in questo momento comunque qualcosa si è fatto grazie alle vendite online, insomma, cerchiamo di resistere. Chiaramente le grosse strutture sono in difficoltà, ma sicuramente troveranno gli appoggi giusti a livello politico per poter andare avanti. Sappiamo che, sì, scusami, continua. No, dicevo che le piccole realtà che non hanno santi in paradiso avranno delle grosse difficoltà. Avranno un po' più di Però difficoltà. Noi piccoli editori siamo abituati al periodo di crisi, quindi nessun piccolo editore può dire che c'è stato un periodo in cui è stato tranquillo. Quindi noi siamo anche attrezzati a risorgere dalle ceneri, ma soprattutto andare avanti con sacrificio e anche grande volontà di riscatto. Quindi è un Già una bella momento. cosa, sì, per la cultura, perché per esempio pure io che avevo questo mio testo da pubblicare su Kafka, però chiaramente non essendo nessuno era un po' complicato per me approcciarmi a qualche casa editrice importante, manco ci pensavo. Poi è stato un caso, diciamo, fortuito che ci siamo incontrati a qualche presentazione e lì per me è stato, diciamo, una cosa importante perché sono riuscita a trovare un editore che ha creduto in me, ma nel giro di poco, chiaramente, il tempo che io poi facessi in modo che il testo che avevo diventasse, diciamo, pubblicabile, ci sono stati dei mesi, però appena il testo è stato terminato, la stampa è stata abbastanza veloce. Ecco, la tua esperienza è indicativa e di aiuto per tantissimi autori. Non possono pensare di mandare un dattilo scritto in una casa editrice e poi d'incanto succede qualcosa. Le difficoltà sono innumerevoli. Pensate che le più importanti case editrici ricevono 300-400 dattilo scritti al giorno. E spesso non hanno le risorse economiche di valutare tutto. Quindi che cosa si valuta? Qualche nome conosciuto e gli si dà una preferenza, ma non per raccomandazione o per altro, insomma, proprio perché fra le tante cose da leggere, che si fa? Quindi l'autore comunque è importante che entri in relazione con l'editore, con gli agenti letterari, ma anche con gli autori che hanno già pubblicato per le case editrici importanti. E poi un altro consiglio, puntate una casa editrice e impegnate a trovare tutte le
le modalità per farvi conoscere o far avere un'attenzione nei vostri confronti. Non mandate a tantissime casalinghe in contemporanea sperando che succeda qualcosa. Voi scegliete quella adatta. Anche perché c'è sempre il rischio che qualcuno magari toglie il tuo nome e si appropria del testo, Ma perché guarda. sappiamo tanti autori che poi, anche cose molto importanti, che c'è qualcuno che poi va dai carabinieri in tribunale, fa una causa perché dice quel testo era mio e me l'hanno in qualche Sì, ma per modo fortuna piazza. è un fatto raro, è un fatto raro. Una raccomandazione però lo possiamo fare, soprattutto nei confronti degli universitari che si laureano e non pubblicano le tesi di laurea. Ecco, questo è un rischio, sì, perché la tesi giustamente potrebbe finire da qualche parte, non dico altro. Eh sì, no, lo so, perché io pure mi sono trovato con, infatti il mio libro su Kafka era la mia tesi di laurea, mi sono trovato che un professore aveva poi... Non l'ho detto io. Sì, no, ma a me è successo che sono andata a vedere, quando poi ho voluto pubblicare il testo, sono andata a vedere altri libri usciti su Kafka e ho trovato un libro di un professore che più o meno somigliava un po' al mio, dico guarda un po', però alla fine... Forse non è illegale questa cosa. Sì, senti, tra gli autori che tu hai pubblicato c'è qualcuno che in qualche modo ti ha lasciato il segno di qualcosa, diciamo, di cui tu sei orgoglioso, di Beh, esserne sì, stato l'editore? ne sono diversi di questi autori. Ne cito uno in particolare, Franco Ferrarotti, che negli ultimi 10 anni abbiamo fatto una quarantina di libri. Nel tempo è nata, oltre la stima, una grande amicizia. E Ferrarotti non perde occasione in radio, in televisione, di farsi sponsor della mia casa editrice. È stata una cosa importante. È un autore che è arrivato ai suoi 93-94 anni, stiamo pubblicando ancora e ha dato, diciamo, una svolta alla mia casa editrice. Poi ci sono anche altri autori a livello regionale, voglio ricordare l'amico Vito Moretti che è scomparso lo scorso anno, che anche lui è stato uno sponsor importantissimo della casa editrice. Un po' di altri autori noti nel catalogo ce ne sono tantissimi, è difficile ricordarli tutti. Adesso mi viene in mente Roberto De Mattei perché ho pubblicato recentemente un suo romanzo storico oppure una storia, una ricerca storica romanzata, però dimentico tantissimi, tantissime altre persone. Senti, la casa editrice, tu c'hai varie collane e fai anche delle pubblicazioni delle riviste. Sì, allora intanto il gruppo editoriale è composto ormai da 5 case editrici, cioè 5 case editrici che hanno delle linee editoriali diverse e che svolgono una loro funzione, diciamo, culturale e anche imprenditoriale. Voglio citare appunto la Solfanelli, la Tabula Fati, Amicizia Cristiana, Edizioni della Vigna e l'ultima arrivata, Edizioni, La Torre dei Venti. Sono 5 sigle editoriali. All'interno di queste sigle editoriali ci sono le varie collane. Spaziamo in tutti i campi, dalla saggistica prevalentemente, ma anche tantissima narrativa, anche poesia e poi infine anche le riviste, sia di quelle di carattere universitario e sia quelle invece di altro di genere che sono. Per l'arte Dionisos, per la fantascienza dimensione cosmica, per la ricerca storico-culturale della tradizione. Tradizione, insomma, abbiamo parecchie riviste che hanno dei loro progetti e hanno anche un loro pubblico, per fortuna, affezionato. Dimenticavo anche la rivista Controrivoluzione, a me molto cara, dell'amico Cipriani. Senti, tutti gli anni tu organizzi sempre un caffè letterario, delle cose, degli avvenimenti che si svolgono anche sul mare. E
però quest'anno mi sa che non si potrà fare, no? Anche. Adesso non sappiamo come evolgerà questa pandemia, qualcosa si farà rispettando le distanze. Noi ogni anno organizziamo diversi eventi, vabbè, durante tutto l'anno, una marea di eventi, anche 3-4 appuntamenti alla settimana e spesso in sovrapposizione in ogni parte d'Italia. Ciò che contraddistingue, diciamo, la nostra attività è anche l'organizzazione degli stati generali che si svolgono a Chieti ogni anno e che radunano gli autori insieme a dei professionisti che svolgono delle lezioni di approfondimento sul marketing, sul come parlare in pubblico, su come usare i mezzi di comunicazione, su come migliorare la scrittura, insomma, eccetera. Insomma, comunque è ben E documentato. poi sì, l'estate che io prima o poi verrò una volta, pure io, quando fai questi raduni con i tuoi scrittori, no? Che bello che poi magari ci si incontra, si fa una cena insieme, si passano Sì, due ma giorni. poi li stiamo organizzando questi incontri anche in altre parti d'Italia. L'abbiamo fatto l'anno scorso a Bari in una giornata, l'abbiamo fatto in 2 giorni lo scorso anno a Udine. Quest'anno erano previsti, non sappiamo ancora se si potranno fare, quello del nord-ovest a Stradella purtroppo è saltato, che era previsto a marzo, i nostri sono previsti a fine luglio. Non sappiamo, forse speriamo che quelli di Udine a settembre si possano fare. A Roma, qualcosa a Roma? A Vai, Roma a Roma tu sei spesso, perché vabbè, io ti incontro spesso alle presentazioni dei tuoi libri, però una cosa solo gli autori e i prossimi mesi. era previsto e purtroppo è saltato, insomma, quindi era previsto un incontro fra gli autori e altri professionisti. Vediamo di poterlo recuperare in autunno oppure rimandiamo come tantissime altre cose al prossimo anno. Invece un'altra cosa voglio dire è che io sto preparando un altro testo che ti ho detto, solo che è un po' rilento perché molte biblioteche sono chiuse per andare a rivedere, che questa volta mi sempre questo argomento che più o meno mi interessa sull'ebraismo, perché l'ultimo libro, insomma, il libro fatto con te, quello su Kafka, poi non era soltanto il pensiero di Kafka, ma anche l'ambiente storico, no, nel quale si svolgeva tutta la vita di Kafka. E quello che sto preparando invece sempre su quel periodo, per quanto riguarda il modernismo, l'emancipazione ebraica, l'uscita dai ghetti, insomma, è una cosa che poi, insomma, ti chiederò se tu hai il favore di pubblicarmi anche quest'altro testo, ecco, Ma intanto. certamente, certamente. Ok, per cui c'è il pubblico che adesso i nostri ascoltatori di YouTube, per cui ti sei impegnato, allora continui il lavoro, la casa editrice c'è a disposizione. Sì, vai, sì, certamente. Noi in questo periodo abbiamo lavorato forse un po' di più, grazie al fatto che non siamo distratti fra presentazioni, viaggi, Ah, beh, sì. incontri con gli autori, abbiamo pubblicato un po' di più e anche perché abbiamo recuperato dal cassetto alcune opere che erano state un po' trascurate perché non c'era mai tempo di portarle avanti, quindi abbiamo lavorato tantissimo, quindi siamo pronti ad accogliere a braccia aperte questa tua nuova opera letteraria. Ok, allora io adesso ti saluto e o hai da aggiungere qualche cosa? Perché è una domanda a piacere, diciamo come si fa l'esame universitario, una domanda a piacere. Ma che dire, ai lettori di stare vicino all'editoria indipendente, di rischiare a volte di leggere un libro di un autore poco famoso o assolutamente sconosciuto, di un editore non ancora famoso, perché rischiando qualche volta si ha delle sorprese positive. Vale la pena aiutare quelle realtà che non hanno facile accesso ai grandi mezzi di comunicazione. Bene, allora ti ringrazio e sperando di vederci presto, appena ci fanno uscire un po' con un pochino più di sicurezza, di incontrarci a Roma. Va bene? D'accordo, a presto, Ciao, ciao, buona arrivederci. giornata, ciao.